Niente riconferma per Enrico Bardone, rimasto in carica a meno di un anno. Il nuovo presidente di Terre d'Oltre Po è Lorenzo Callegari. È stato il più volte sindaco a spuntarla in questo derby tutto casteggiano per la presidenza della cooperativa e con percentuali quasi bulgare. Callegari ha meritato infatti 316 preferenze, quasi il doppio dell'avversario Bardone, votato da 156 soci. La lista ha guadagnato tutti e 12 posti in consiglio, il 13 posto spetta infatti di diritto al cosiddetto socio sovventore di Fondo Sviluppo. Subito dopo Callegari i più votati sono stati Giuditta Brandolini con 297 preferenze e Giulio Romanini con 294. L'affluenza ha raggiunto il 77% circa, in lieve calo rispetto a un anno fa. A votare sono stati 458 soci in tutto su 590, 205 erano presenti fisicamente, mentre altri 253 hanno delegato i presenti a rappresentarli alle votazioni. Così il neopresidente di Terre. Sì, sicuramente un risultato soddisfacente, visto che siamo in agricoltura, chi bene semina per bene raccoglie. Un simile resoconto ci costerà anche, dobbiamo rendere un grande impegno per cercare di dare una mano ai viticoltori in primis, che sono loro i primi titolari di tutta questa situazione, tenendo con loro un rapporto più stretto e comunicativo che forse negli anni è mancato, e cercare di mettere in piedi una strategia sia industriale che commerciale che possa dare soddisfazione a un territorio che deve assolutamente essere rilanciato. Non posso che vedere che una pertica di terreno abitato casteggia venga quotata meno di 1.500 euro la pertica. Mi sembra veramente che stiamo buttando via l'oro con a badilate.